Amici, mi potrete qui su Mandro Gaming, il canale più elegante del tubo, ragazzi, perché guardate la nostra Elizabeth, nonostante abbia indossato ormai un paio di stracci sozzi, unti e bisunti, è sempre elegante. Benissimo, quindi dobbiamo cercare il pazzoide, che sicuramente ha questo plasmide che ci consentirà poi di superare, insomma, quell'ostacolo insormontabile. E noi intanto ci rubiamo i soldi, come è giusto che sia, ragazzi. Forziamo la Let me see that. Grande Elizabeth. Yes. I could turn this with a rake pick. Beh, ma io lo so che tu sei la numero uno. Where'd you learn that? Oh, it's something I picked up a long time ago. Ok, ragazzi, una piccola premessa. Molti di voi mi hanno domandato se, per chi non avesse visto Bioshock Infinite, questo potesse essere una sorta di spoiler. No, ragazzi, io non credo. Questo DLC si slega completamente dalla trama principale, quindi cercherò di fare lo sforzo di non rivelare nulla di quello che è stato Bioshock Infinite. Quindi, anzi, vi consiglio di seguire la serie che ho fatto, insomma, che ho concluso poco tempo fa, quindi... perché no, insomma. Quindi comunque, per chi volesse seguirlo, non penso ci siano problemi. Allora, ok, siamo qua. Our frozen friend leaves a hell of a trail. Allora, vediamo un po' che possiamo fregare. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa qua. Aspetta, aspetta. Eccolo, soldi. Guardate che devo fare per 2 centesimi io. Ecco. Non ha ghiacciato nessuno, ragazzo. Bene. Just let me in, ok? Fontaine, he said we're all equal down here now, all in the same boat. I just want a taste of some high-class food. Splicers, I don't think they see us. If you keep quiet, maybe you can get the drop on them. Okay. The odds. Va bene. Yeah. Maybe even lay down a trap or two. Okay, d'accordo. Allora, amami! Pum! Sì? Bravo, vai, combatti per me, combattaccio! Fermi. Aspetta. Là gli sparo questa qua, gli sparo. Pum! Bruciate nell'inferno! Oh, scherzavo! Grazie tesoro, grazie mille! Ok, perfetto, ok. Fermo! Aia! T'azzardare! Ok, fatti fuori con grande cazzo! Chi è? Ma chi è? Ma perché? Ma che cazzo? Dai, fermo! Fottiti! Brucia all'inferno, maledetta! Cazzo! Ma tu dove spuntano? Get up! Dai, su, aiutami! Grazie, tesoro, grazie mille. Ok, va bene, cara, ok, te lo prometto, starò più attento adesso. Ok, dai, prendi questa, perfetto, brucia. Non ti azzardare a spararmi, guarda, muori bruciata che fai prima. Ancora vivi! Accido! No, l'ho preso, bada! Da paura, ottimo! Ok, deprediamo. Che ci abbiamo qua? Ancora tanta roba. Ok, via, prendiamo tutto. Ok, andiamo su. Ma che cazzo! Oh, ma c'è uno scudo che non vale una lira. Grazie! Grazie, cara. Oh, e vattene! Chi è? Pensavo che... ormai c'ho gli incubi che mi attaccano da dietro. Ok, allora abbiamo preso questo. Perfetto, possiamo andare su. Andiamo su. Qui non c'è niente, nulla. Ma io ho poche munizioni, ragazzi. Datemi un po' più di munizioni. Ok, allora non... dove? Ah, ok, grazie tesoro. Aspetta però, aspetta che voglio vedere prima qua che cosa c'è. Fermi, non mi fate esplodere, grazie. Chi è questo? Eccala, lo sapevo dove va a fare mia. Lo sapevo che era una sentinella. Lasci tuoi. Elizabeth, guarda, è così ti ciocca. Fermi, Allora, muori. Ma perché devo sprecare munizioni così io? No, aspetta, cambio questo. Ok. Boom! Ok. Dammi la salute! Mi stavi per dare la salute! Vabbè, ok. Niente, la nostra Elizabeth si è, come dire, diventata un po' egoista.
Bene. Oh, ok, pantaloni, sanguisuga schifosa. Usando un plasmide per uccidere un nemico si ottiene un po' di Eve. Ok, usa equipaggiamento. Sì, sono d'accordo. Tanto non ci abbiamo niente. Siamo completamente nudi. Ok. Qua invece che c'è? Fermi tutti. Qua non c'è niente? Vediamo un po'. No, non si può entrare. Ok. Aspetta, aspetta. Oddio, mi ha fatto impressione. Ok, scendiamo giù. Ma che cazzo? No, sono senza munizioni. Ma va, corpo a corpo ti sfondo uguale, bello. Ai, ti sfondo uguale. Ok. Non c'ho più niente. Ok, chissà cosa stava facendo con questo manichino. Meglio non indagare, ragazzi. Voglio dire, comunque, non andiamo troppo. Mazza che cosa plastica, tesoro. Perfetto. E adesso sento delle voci. Eccala. No, no, aspetta. Io non ho un'arma però. Allora, aspetta, posso attaccarmi tipo là. Così. Fare il super figo. Ok. E poi fare. Oh! Mamma mia, c'ho un cervello a volte. Guarda, mi emoziono. Allora. Ritorno giù. Aspetta, aspetta, sento altre voci però. Aspetta, aspetta. E kaboom! Mi piace ammazzarli così, devo dire, è un modo molto simpatico. Vediamo un po'. Ok, abbiamo esaminato tutto, credo, quindi possiamo. Elizabeth, grazie tesoro, vai prego. Trovami anche un po' di munizioni, un po' di energia, perché sto per crepare. Sto per fare veramente una brutta fine. The Daily Bread. Ok. Mi piace questa musica. Ok, salute ritornata. Grazie, munizioni, molto gentile. Una nuova arma. Sì, Mitra Thompson. Ma mi conviene? Mi conviene? Non lo so. Ma non posso avere due armi? No, proprio niente, ormai. Oh, tanti money, tante money, tante money, tanti money. Oddio, e calla, mi sono scioccato. Come fa a sopportarlo? Ha un odore terribile. Lo so, tesoro, mi dispiace che io quando vedo qualcosa, cioè bevo di brutto. Allora, Eve. Famo di Eve, va. Che non c'ho veramente. Ok. Mi sento già meglio, ok. Bene, sì, ok. Direi basta bere. Perché non mi cambi arma? Bravissimo, ok. Sento qualcuno che non dovrebbe essere qua. Chi è? Ti prego, riprenditi. Riprenditi, riprenditi. Mi sono scioccato troppo. Bam! Vedi che secca l'ho tirato, da paura. Ok, sì, perfetto. Era quello che volevo. Era assolutamente quello che volevo. Ti prego, torna sobrio, per favore, che questa telecamera mi sta veramente rincoglionendo. Un morto nascosto. Mandra, non berti tutto quello che incontri, dannazione, scioccatore folle! Ok. Esaminiamo. Ok, perfetto. Oh, ecco, sto per tornare normale, benissimo. Non bere, non be ecco, le patatine sì. Questa ha fatto una brutta fine. Pure questo mi sa che a occhio e croce ha fatto una brutta fine. Ok, sono venuto fin qua per equipaggiamento. Trappola per tappi migliore. Le trappole plasmide sono più potenti e costano meno IV. Ma voi, ma camicia, sì, va benissimo, perfetto. E adesso sono venuto qua per quel pezzo di equip e basta? No, figurati. Che cos'è? Lingotto d'oro piccolo, buono. E mo? Devo tornare su? Eh sì, devo tornare su. Vabbè, ok, io torno su. Guarda, io non discuto. Quando c'è il consiglio dai piani alti, figurati. Ok, vado di qua. Oh, prendi i soldi, sì. Sento qualcuno. Attenzione. Ok, sono pronto col plasmide. Chi è? Salve. Buonasera. Vai, Raptor on Ice. Ok, chi è? Oh cazzo. Aspetta. Amami prima. Ok, vai, scontratevi fra di voi. Forza. Forza, faccio un tifo per te, baby. Vai, baby. Ok. Ma non fanno un cazzo. Forza.
Dai, ti do un piccolo aiuto. Ma va a cagare, non serve a niente. Oh merda. Mamma mia, che stecca. Ho capito che... Oh merda. Aiuto, aiuto. Non voglio morire. Non voglio morire. Oh. E vattene. Grazie, lo so. Ops. Grazie per l'energy. Fondamentale, Elizabeth. Ehi, ti ho detto di amarmi. Perché non mi hai ancora amato? Amami, bastardo. Oh, vai, sparate, frate. Ma perché i miei cyborg, i miei controllati non valgono un cazzo? Lo so, non c'ho più niente ma con io. Fermo, eh. Oh, oh, ottimo. Ok, banane, Anna, ma si trovo di tutto dentro i corpi di costoro? Ok, è di qua, no? Sì, ok. Ah, ok, ma me l'aveva pure detto la mia Elizabeth. Vai avanti, andrà tutto bene. Ho capito, parla... Oddio, chi è sto scrivato che spara, mo? Dai, esci fuori. Ok, tecnica del secolo, eh. Attenzione. Non mi fa... Ragazzi, non mi fa più... Ok, perfetto. Over there, c'è il boss. Aspetta. Dai, arriva qua. Dai, che non c'ho munizioni, maledizione. Oh, headshot! Mi serve più tempo. Ok. Vada bene che non ci sia nessuno. Ok, altre munizioni. Ho preso altre munizioni. Quattro munizioni. Cappello, occhio malevolo. Le armi infliggono più danni quando il giocatore usa il mirino e dopo ogni uccisione... Sì! Ok, ci stiamo vestendo piano piano. Ed era anche ora. Così saremo dei personaggi ultra potenterrimi. Elizabeth, dove cazzo sei passata? Elizabeth, ma... Vabbè, ok. No, ma fai pure, sai come comandi te. Io non oserei mai andare contro. Allora, no. Fermo. Bravo, bravissimo, perfetto. Ok. Chi è sto sclerato? Allora, corpo a corpo. Merda, no, ma che mi è venuto in mente, mandra? Ma che cazzo? Aspetta. Ok, è esplosa? Sì, ci potevo pensare prima, non ci ho pensato. Ok, che si sta a fare qua? Oh, fermi tutti. Aspetta, non mi piace questa cosa. Un momento, prima devo venire di qua. Assolutamente, perché io devo visitare tutto, perché mi piace l'architettura di questo gioco, mi piace il game design. Quindi io me lo godo tutto, ragazzi, ce lo godiamo tutto sto gioco. Anche perché ho letto che dura poco, quindi tanto vale, insomma, goderci quello che ha da offrirci. Ok, vediamo un po' qua. Ok, oh cazzo. Aspetta. Fermo. No, non va bene. Oh, boom! Perfetto, è partita. Perfetto. Ok, anche io vorrei avere i plasmidi nella vita reale. Mi sarebbero molto utili. Cappello blide. No, e adesso? Ryan, you bastard. Left me here to rot. Sure, I signed the contract. Help turn Fontaine into a prison. Ok, piuttosto che sentirlo, mi avete detto tipo di andare. No, ora non so onestamente come fare. Big rush, everything slack. Tipo perché mi avete detto, ragazzi, il gioco non è tradotto, come voi ben sapete. Quindi obiettivi, equipaggiamento, armi, plasmidi e diari. Ecco. Ryan, bastardo, mi hai lasciato qui a marcire. Certo, ho firmato il contratto per trasformare il centro di Fontaine in una prigione. 10 giorni, ritmo indiavolato, tutto fatto alla meglio. E subito prima di portare i prigionieri, è una delle cosa. Dai, chiacchiera. Pagina giù. Ah, ok. È una delle tue merdose torrette. Bam, via le rotule. Ora sono uno zoppo, chiuso in prigione, circondato da pazzi. Non mi hai pagato? Pazienza, ma almeno tirami fuori di qui. Ok. Ringrazio chi me l'ha scritto nella fanpage ufficiale, perché io non ci sarei mai arrivato. Mi dispiace, non ricordo il tuo nome, ma sei Miticuzzo. Perché se non fosse stato per te, proprio io non ci sarei mai riuscito. Benissimo. Chi è?
Questa poi si accorge di tutto. È una macina, Elizabeth. Ma falla finita, cazzone! Ma tanto non prenderlo! Ma dai, su! Oh, però ho preso lui! Oh, è vero, ho fatto una bomba! Ho creato una trappola! Ho creato un trappolo! Oh, merda! Oh, merda! Ma vai a cagare! Fermo, fermo! Fermo, sono due! Sono due, cazzo! No, non ce la farò mai! Non ce la farò mai, mi devo rientrare da qualche parte, ti prego! Non uccidetemi, io vi amo, voi lo sapete benissimo. Vero? Lo sapete che io non vi farei mai del male, vero? Vero, vero? Bene, okay. Cercherò di rifornirti, lo so, ho capito. Ok, la mia unica arma è questa. Ce la posso fare. Oh, ottimo! Meno male, l'ho preso. Ok. Nothing beats your first splice. From there it's all downhill. The frozen frosties, the jockeys will hand you 1,000 volts as soon as look at you. You sound sympathetic. They wouldn't be the first sons of bitches who found an answer at the bottom of a bottle. But once you see them go all weak at the knees at the sight of a little sister and all her Adam, they cut a less sympathetic figure. Hai capito? Che saggezza? Ragazzi, io sto in uno stato pietoso comunque, non farete niente, cioè zero munizioni, zero energia, mo vabbè, sono un bel pippone, ma questo è risaputo, insomma. Però, dove siamo arrivati? Perfetto ragazzuoli, ci ha salvato, siamo arrivati al secondo piano del padiglione, quindi come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel commentino, un bel pollice in su e condividete il canale già che ci siete. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi rimando al prossimo video. Ciao!